Vieni, Felice. Per cortesia, la sigaretta in bocca in centro. Sì. Grazie. Minchia, raga, giuro. Allora, non la stiamo facendo una riunione, sei la centrale delle riunioni. Dove non sta lì? La seguiamo. Ok. Poi se vuoi, se vuoi te la lascio anche alla centrale. Grazie ancora. Ciao. Eccoci qua. Buonasera. Sì. Di nuovo, buonasera. Siamo venuti a conoscenza dell'errore che hanno fatto i due agenti di polizia di ieri sera. Non so se lei ne ha conoscenza. Ok. Sì. E come lei ben sa, se l'andamento di agenti di polizia che dovrebbero passare nei federali hanno una condotta non tanto gradevole, il loro passaggio viene temporaneamente bloccato. Al momento il loro passaggio è bloccato, sì. Perché Esattamente. Quindi, visto. la decisione su questa cosa non scende più a me medesimo capo della polizia, ma il tutto è andato in mano agli affari interni. Come ben sapete, gli affari interni devono valutare l'accaduto e dopodiché decideranno se sbloccare o meno la situazione degli agenti qui presenti. Io Grazie, sniperone per i in questo caso 17. non ho potere, cioè nel Bella senso che sniper. il tutto è stato passato agli affari interni. Gli affari interni, spero, con l'ispettore Derek e l'ispettore Bradley, nel più breve tempo possibile, devono decidere del destino dei ragazzi, di questi colleghi. Che purtroppo, ti devo ripetere, io ho le mani legate in questa cosa, non è una cosa che dipende da me. C'è qualcuno degli affari interni con cui possiamo parlare? Al momento, No. credo di no, perché non li ho Grazie, visti gli Nodo per i ispettori all'interno 13. della centrale. Salutiamo Se Robert e volete, potete Tellina. mandargli Un salutone. tranquillamente anche lei, li conosci benissimo, Scott, quindi non è un problema, no? Hai capito di che sto parlando? Non li possiamo fare Sì, risalire, ho ragazzi. capito. Ok, mandagli una missiva e vedi Non se possiamo vengono fare risalire, urgentemente in raga. centrale e risolviamo questa problematica. Ma come ben puoi capire, anche se non ne sono felice, perché gli affari interni devono fare il loro lavoro, quindi tutto è passato a loro. Capo, ma noi non abbiamo fatto nulla. A me non risulta nulla, Codice da quello 3, che mi hanno agente in detto pericolo. c'è qualcosina. Se gli affari interni arrivano e dicono che non avete fatto nulla, siete immediatamente, diciamoci in Abbiamo verità avuto solo proprio, una discussione con un collega, ma il discorso. prima del vostro voler andare all'interno dei federali, dovevate chiedere, dovete venire all'alto comando, che sia io, i due assistenti capo, eccetera, eccetera, e chiedere lo spostamento Perché nei sta Black, federali. infatti, il capitano Black. Cosa è Black? Il capitano. Non conta un cazzo. Perché è un capitano. Quando parlo di alto comando, io parlo di capo, assistente capo e vice capo. Quindi dell'alto comando. Madonna mia. Il capitano non è ufficiale, quindi non ha potere di poter dare un'autorizzazione sul vostro spostamento su nel VIP. Ora vabbè, ormai è andata così e facciamola andare così. Però comunque questa cosa purtroppo, e mi dispiace, perché giustamente avete anche fretta evidentemente, perché volete andare a lavorare, eccetera, eccetera, e lo posso anche È una capire. settimana che siamo in ballo più che altro, Una cioè. settimana che... Ma a me Sì. non risulta una settimana di FIB. Sì, è una È una settimana che siamo in settimana? ballo tra gli Abbiamo esami. fatto Oh, tanti tra giorni di test. esami, prove, eccetera, sono 4 giorni. Sì, 4 giorni, il resto È è della settimana mancia. scorsa che siamo qui a Vabbè, Non da quando ripeto, avete non presentato la lavorare. domanda, forse. Vabbè, no, aspetti, il curriculum l'abbiamo presentato più di una settimana e mezza fa. Poi No. da quando ci hanno Vabbè. detto che avremmo iniziato le prove è passata una settimana. Addirittura da tanto tempo il FIB ci ha aperto i bandi. Non mi risulta se... Sì, I una bandi sono settimana e stati mezzo fa. aperti una settimana e mezza fa. Vi ripeto, io posso inviare una missiva agli ispettori per vedere se possono venire urgentemente, ma non vi prometto completamente nulla. Va bene. A me dispiace, ma non ho le mani legate su questa cosa, anche se non potevo nemmeno prendere decisione perché i federali non fanno parte del mio dipartimento. Quindi, anzi. No, ma infatti loro ancora non sono, come lei ben sa, effettivi del nostro dipartimento, eh? Lo so, per ora sono ancora effettivi della gang Esatto. unit, della GU. Ah, Torno a minchia. ripetere, io l'ho saputo, sincero, io ho saputo ieri del fatto che avessero fatto richiesta del FIB.
quindi mi sono anche adirato perché giustamente lo dovevo sapere io come alto comando. Che Smith lo sapeva già da un po' di tempo, avevamo detto subito a lui. Ok, se avete parlato già con Smith a posto. Sì, sì, lui lo sapeva già. Se lui lo già sapeva non è un problema. Torno a ripetere, l'unica cosa che in questo momento sta bloccando il vostro passaggio all'interno della FIB è il discorso che la vostra... Ma non è vero, Dexter, è quel coglione che si è messo a rompere il cazzo. Di ieri è passato in mano agli affari interni. E in quel caso io non posso fare nulla, perché a volte avrei voluto cacciare anche degli agenti miei, ma gli affari interni decidono se casomai sono cose troppo esagerate, meno esagerate, se cosa può andare bene, può andare male. Sono loro che decideranno del vostro destino. Ne sono dispiaciuto, ma purtroppo io non posso fare nulla. Gente di ieri sera. Con il sergente di ieri sera. In che senso? Come si chiama? Marcus? Sergente Marcus? Sì, lui. È lui che sta mettendo i bastoni tra le ruote perché abbiamo avuto una discussione. Ma chi? Barnett? Sì. Barnett, che è stato lui a iniziare, può parlare anche con Black. Ha lanciato il distintivo dopo averci sputato sopra e se n'è andato insultando il capitano. Sì, il capitano e tutta la centrale. Ha cercato di chiarire, lui non si è più fatto vivo, è andato a riportare il capitano. Io Barnett lo conosco bene. Barnett ha sputato su un distintivo? Assolutamente sì. Abbiamo la prova. Da ridire pure su di me? No, col capitano Black, ce l'aveva con lui. Sì, quando se n'è andato via dall'antigang. Esatto. E quindi ne abbiamo cercato di parlarci. Vi posso fare una domanda, ragazzi? Sì. Ci troviamo qua. Un attimo, devo controllare una cosa. La vostra bodycam del giorno 405, circa l'una di notte, dove sono? Dovrebbero essere, se non sbaglio, ci sono state rotte, se non erro, durante un'azione verso le 4-5 del mattino. Dovrei controllare. A lei, sia all'altro collega che anche al capitano? Si eravamo tutti insieme. Sì. Nel South. Ora vi faccio una domanda, spero che siate sinceri, sì. Perché sento che siete poliziotto, lo dovete essere. Ma è stato fatto perché qua vi siete comportati in un modo un po' particolare tutti e tre, sarebbe voi due più il capitano, verso il sergente, attuale sergente Barnett. Non ho capito. Se invece riuscissero a chiarire questa situazione, comandante, la discussione era nata inizialmente perché lui si era presentato in centrale dopo settimane di assenza. Aveva iniziato da settimane di assenza. Sì, non si vedeva da un sacco di tempo. Aveva iniziato ad insultare colleghi dicendo: non capite un cazzo, non dovete fare questo, quello, quell'altro. Io ho detto: ma mi scusi, cioè, ma io posso capire se me lo dice qualcuno che è sempre qui presente, ma arriva lei e sta insultando tutti i colleghi e non la vediamo qui da un mese. Ma tu che cazzo ne sai, testa di cazzo? Barnett, glielo giuro. La discussione è nata per quella. Non si è fatto io per un sacco di tempo. Un mese. No, non è un mese. No, non è un mese. No, qualche non settimana. Un mese. 3 settimane però erano circa che non si vedeva. Perché diceva... Sicuri. Noi l'abbiamo visto i primi due giorni che siamo arrivati. Non lo so. E poi non l'abbiamo più visto. E Barnett è andato da voi, ha detto delle cose e dopo è successo, diciamo. No, l'ha detto ai colleghi. Stava alzando la voce con tutti. Esatto, con tutti, con tutta la centrale. Quindi che è successo? Che, qual è il grado di Barnett? Sergente, se non sbaglio. E voi? Noi agenti. E quindi se lui grida, voi che fate? Beh, noi infatti non abbiamo fatto ma nulla. Il discorso è che noi eravamo, cioè, ok, a parte che stavamo solo ascoltando, ma oltretutto lui aveva detto una cosa a me. Tipo mi fa: io dal momento da adesso sei sospeso, ok? E Black gli fa: no, tu Barnett non comandi, sono io che decido se sospendere un agente, prima lo chiedi a me e nel caso ne parliamo assieme, non puoi decidere tu. E gli ha detto: ah sì, è così, ha preso e se n'è andato, ha sputato sul distintivo, l'ha lanciato, ha volato il distintivo, ci ha insultato, ha preso e se n'è andato. Avete delle bodycam inerente questa cosa? Sì. Sì, dovrei guardare peggio le telecamere della centrale, un paio capo, ma qui a quanto pare, mi scusi se mi permetto, sembra che si sta facendo più una questione di principio, chi lo tiene più lungo. Perché non cerchiamo di parlare con questo Barnett, Marcus, e magari riescono a chiarire e vediamo di risolvere questa situazione tra loro tre? Allora, in questo momento non funziona così. In questo momento lo so che in questo momento... però prima di... magari poi dopo parleremo anche con questi affari interni. Però magari prima loro... Aspettate, grazie Pots per i 30. Perché almeno chiariamo un attimo la situazione con loro tre e poi gestiamo magari con questo... questi degli affari interni. Comunque Scott ci ha preso in pieno, perché ogni volta Barnett diceva sempre questo: guardate che io posso mettermi in mezzo nel vostro passaggio con l'FBI. Marcus, potresti venire al primo piano nella stanza briefing che sono con il FIB e con gli agenti, che non mi ricordo mai il nome, Brigida mi sembra che si chiama.
No, Brazorf è... No, Brazorf Marrazzo. Brazorf è Marrazzo, scusa. Ma poi il posto, pure io ancora tuttora sono, se faccio una cazzata sono fuori, eh. Non è che una volta che uno entra nei federali, no, o in chiaro, polizia, assolutamente. E sente da tutto, diciamo, ciò che ho detto là, ho detto la, la telecamera centrale. No, ma poi ragazzi, nessuno è sente dall'essere preso a calci nel culo. Assolutamente. Questo è poco, ma scherziamo tutti tra tutti. Io sicuramente da capo della polizia, essendo capo di un dipartimento, non ho potere né poter licenziare qualcuno delle federali. Questo è poco ma sicuro.